mio socio che diceva così, con molta orgoglio, noi come attività letteraria, artistica, siamo la continuazione di quello che era proprio esattamente una continuazione proprio di chi? Senza della Veneta Repubblica. Della Veneta Repubblica. Okay. Perché la gondola è anche quella una continuazione, ma quella è immagine. Ma noi siamo veramente ancora nella cultura veneta, la cultura del vetro, il vetro artistico. È la continuazione, perché la cultura del vetro artistico ha avuto un apice probabilmente nel Cinquecento, perché anche le forme del Cinquecento, del vetro soffiato, erano suggerite dai pittori dell'epoca. Sì, e come dite, il veronese, il vaso, è un esempio, è il suggerimento di un pittore. Qualcuno ha detto che è il pittore che ha fatto il vaso veronese nel quadro aveva avuto il suggerimento dal vetraio. Io non credo. Credo che veramente i pittori abbiano disegnato dei vetri per Murano. E perché era il secolo d'oro, il secolo dove c'era l'ambizione, la vanità di avere dei vetri belli. Perché Venezia cercava la bellezza, la Veneta Repubblica cercava la bellezza. Questa è civiltà, questa è civiltà. Oggi non cerchiamo la bellezza, ma solo la praticità. E quindi siamo in piena decadenza. La plastica. Perché nel banale? Perché la mera utilità non è soddisfacente per l'uomo, non lo eleva. La bellezza eleva l'uomo. La praticità, sì, rende più pigro l'uomo e basta.